Eccoci, buongiorno, grazie colonnello della linea, e io continuo sulla mia linea dritta, nel senso che voglio convincervi che l'astrologia non è una scienza, ma è simpatica, è una disciplina, è una cosa carina da osservare, simpatica da sentire. Come te. Grazie, sei troppo carina. Vediamo un po' come ti ho trattato questo weekend, visto che sei così buona. Tutto a posto? Buongiorno a voi. Allora, un weekend particolare per il segno zodiacale dell'Ariete. Iniziamo così. Amore 4, lavoro 4, fortuna 4. Domani lavoro, scusate, amore 3, lavoro, fortuna 4. Allora, cari Ariete, qui si apre uno scenario particolare per voi, perché tutte le situazioni che non vanno più bene potrebbero essere, non dico cancellate, ma comunque limitate, mettiamola così, entro il prossimo anno. E soprattutto entro gennaio. E dire entro il prossimo anno sembra chissà quando, ma in realtà non è così, perché tra un mese e mezzo ci siamo giocati pure il 2019. Vola il tempo. È volato. Ma quanti Ariete hanno sentito questa grande tensione salire, soprattutto nei rapporti con gli altri, nei rapporti di lavoro e sempre nei fine settimana? Perché puntualmente, a parte il penultimo, no, l'ultimo fine settimana, avete sempre avuto una luna dissonante. Quindi non è che ci sono sempre delle tensioni quotidiane, però il famoso senso di precarietà che sentite da tempo non si è affievolito. E cosa accade adesso a dicembre? Ve lo dico in anticipo. Ci sono delle situazioni che secondo me non andranno più avanti. O proprio voi non vorrete portarle più avanti. Perché insistere troppo nel cercare di fare una cosa che non va, o è da pazzi, oppure è, direi, autolimitante. Addirittura potreste ricavarne più un guaio che un beneficio, no? Se io insisto a fare qualcosa in cui non riesco ad andare avanti, inevitabilmente prima o poi anche il tutto si riverserà su di me. Ecco perché vi chiedo di stare un po' attenti. Più che altro in amore. E proprio domenica può essere una luna dissonante a creare qualche malinteso. Infatti, come vi ho detto, domani amore 3, lavoro 4, fortuna 4, non cambia molto, ma abbiamo domenica amore, lavoro 3 stelle, fortuna 4. Quindi, come vedete, è proprio la situazione sentimentale che tra sabato e domenica può creare qualche piccolo fastidio. Andiamo al segno del Toro, la giornata di oggi e la giornata di domani. Ce le spariamo tutte e due perché sono simili. Abbiamo amore 3 come voto, lavoro fortuna 4. Quindi oggi e domani abbiamo una situazione astrologica un po' particolare. Mi prende l'occhio. Quindi che cosa succede? Che ci sono delle situazioni... Perché? Che è successo? Sti ciuffettini, io non lo so. Guarda, ognuno... Pure i ciuffi dell'acquario vanno per conto loro, perché noi siamo autonomi, non abbiamo una linea dritta. Meglio. Però attenzione, perché l'amore è un varco, ma adesso io vi dico, adesso vabbè, 3 stelle, ma a dicembre, quando avrete un cielo Giove, Venere, Saturno, tutti buoni, addirittura è probabile che già adesso voi abbiate portato avanti dei progetti persino sperimentali che sono andati un pochino meglio di quello che immaginavate. Quindi questo è un cielo non solo importante, ma addirittura di grande privilegio per il futuro. Solo che in amore c'è da chiarire qualcosa. Per esempio, se state da tempo con una persona, questa persona vi deve dire qualcosa di più, vi deve un pochino, come, rassicurare. Non dico che chiederete di sposarvi se già siete sposati, magari un figlio, un trasferimento, una casa. Il problema della casa, pure se non è un problema, lo diventa per i Toro, perché adesso è molto importante capire dove dovete stare e dove dovete andare. Quindi c'è anche chi ha dovuto trasferirsi o penserà a breve ad un cambiamento. La giornata di domenica è tutta a 4 stelle, quindi è una giornata protetta, una giornata interessante, in attesa proprio di questo grande dicembre. Di solito quando abbiamo delle buone stelle in previsione, il consiglio che vi devo dare è quello di fare quello che vi sentite di fare e di non avere paura di fare dei progetti che potrebbero sembrare all'inizio un po' folli. Certo, non dovete rischiare al 100%, però non siate troppo conservatori. Vi ho spiegato che il segno del Toro è un segno meraviglioso, addirittura qualcuno pensa che io faccia dei favoritismi quando parlo del Toro. Non è così, però è vero che, come vi ricordavo qualche giorno fa, per le persone ansiose, voi siete una panacea, proprio un toccasana. Per le persone che magari si muovono di più, hanno sempre tante cose da fare, forse siete un po' una preoccupazione. Perché? Perché voi volete costantemente avere delle sicurezze, e allora chi non è disposto a darvele in continuazione può diventare, dal vostro punto di vista, una persona un po' troppo inafferrabile. Il segno dei Gemelli, oggi 4 stelle, amore, lavoro, fortuna, domani stessa cosa.
Anche voi potrei titolare il vostro oroscopo aspettando dicembre. Ecco, perché in effetti abbiamo questo cielo importante che vi libera da un peso. E il peso è Giove opposto, che dal 2 del prossimo mese non sarà più opposto. Ah, finalmente, vi levate questo paio di scarpe strette. Solo che con questo paio di scarpe strette voi ci state camminando da un anno. E allora qualche piaghetta c'è, qualche diciamo situazione poco chiara c'è. In questi casi si può decidere di buttare tutto all'aria e ripartire, o addirittura di sanare delle situazioni, sempre che lo siano. Ecco, una situazione un po' particolare riguarda l'amore, perché in questi giorni, negli ultimi tempi, con Venere in opposizione, non tutti sono stati contenti di una storia. Però attenzione, perché domenica avrete 5 stelle per l'amore e lavoro e fortuna a 4. Quindi c'è un discorso in più da fare in amore, e poi più ci avviciniamo alla fine del mese e più certi chiarimenti saranno facili da gestire, così come certi amori saranno possibili anche da rivedere. Ricordo che all'inizio della settimana qualcuno è stato male, ha fatto un controllino, anche da questo punto di vista c'è un recupero. Il segno del cancro oggi tutto a 4 stelle, amore, lavoro, fortuna, domani uguale. E beh, perché la luna non è che fa tanti cambiamenti, anzi si va di bene in meglio, sfruttate questo novembre. Dicembre sarà un mese un pochino più faticoso. Che cosa succede in questo periodo? Che qualche persona nata sotto il segno del cancro alza polverone. Siete molto polemici in questo periodo. Io vi do un buon weekend perché alla fine vincete voi. Però a furia di alzare polverone, che succede? Che non vedete più nulla attorno. Lo so, a voi piace ogni tanto dire le cose come stanno. Voi siete molto schietti. Guardate, siete addirittura più schietti dei nati sotto il segno dell'ariete. Vi ho detto tutto. Solo che a volte, insomma, bisogna anche tacere per diplomazia. Per cui succede che quando vi arrabbiate poi sollevate davvero polveroni. Quindi in questi giorni, negli ultimi tempi, è probabile che vi siate messi contro un capo, che abbiate detto qui così non si può andare avanti, basta, cambio tutto, me ne vado, e se ne andò sbattendo la porta. Occhio però che non siano poi gli altri a chiudervi delle porte, no? Perché voi siete buoni e cari, però lo sapete che a volte avete un modo di fare che può infastidire gli altri. Non siete assolutamente persone fastidiose, ma quando uno dice troppe verità dà fastidio a chi le verità le nasconde. E allora se siete in un ambiente pieno di bugiardi o di persone che non sono carine con voi o che vi scaricano responsabilità addosso senza pensare minimamente a tutto quello che insomma provate, insomma è giusto anche che siate un po' arrabbiati. Però vi dicevo, novembre è un mese ancora buono, quindi se c'è da mediare questioni legali, se c'è qualcosa da vedere, guardate ora quello che non va, datevi da fare ora, perché poi a dicembre potrebbero arrivare delle chiusure. E non posso escludere che addirittura qualcuno abbia già ricevuto una situazione di stop. Quindi se chi collabora part time con un'azienda che ha avuto delle difficoltà di recente, forse per esporsi troppo ha avuto dei problemi. Vi salva la domenica? Sì, amore, lavoro, 5, fortuna 4. Ora, non tutti lavorano la domenica, però devo dire che queste 5 stelle in amore e lavoro significano anche che avete delle buone intuizioni da sfruttare. Andiamo al segno zodiacale del leone, amore 4, lavoro 3, fortuna 4, sia oggi sia domani. Quindi venerdì e sabato sono giornate piuttosto protette. Tra l'altro abbiamo anche Venere favorevole. Il leone non deve fare poi troppo per farsi amare, no? Perché solitamente le persone leone sono molto intriganti. Sì. Ora, l'aspetto esteriore... quindi è leone? Abbiamo scoperto il segno del... No, roba strana. Archiviato, 1987. No. Allora, dicevo, però veramente i leone hanno molto fascino. Persino le donne, gli uomini che magari esteticamente non sono super, no? Cioè non tutti possono essere Raoul Bova o Barbara Boucher, ho nominato due leoni che mi sono venuti in mente. Ecco, però devo dire che il leone ci sa fare. Io ricordo, conobbi tanti anni fa, una donna del leone che esteticamente non era eccezionale e si mise in testa di fare breccia nel cuore di un uomo, una specie di fotomodello, ecco. E tutti dicevano, questa dove va? Ma dove va? Ma dove va? Beh, vi assicuro che dopo qualche mese era lui in ginocchio a dire non mi lasciare, capito? Volli, perché sempre volli, fortissimamente volli. Esatto, e allora perché? Perché ci sapete fare, perché siete delle persone coinvolgenti, perché poi alla fine sì, conta l'aspetto esteriore, ma tu con una persona
dopo che hai fatto tutto quello che dovevi fare, ci devi pure parlare, no? Cioè, dopo che fai. Quindi, in qualche modo, devo dire che il Leone in questi giorni si può far valere con Venere e Giove favorevoli, anche se pensa di non avere, è raro, qualche leone insicuro c'è, ma sono rarissimi, anche se pensa di non avere le carte giuste per riuscire in un certo percorso. E la giornata di domenica conferma questa indicazione, perché abbiamo l'amore e la fortuna a 5 stelle e il lavoro a 4, quindi anche le buone intuizioni sono premiate se dovete giocarvele nell'ambito della professione. E andiamo al segno della Vergine, ecco, amore 4, lavoro 3, fortuna 4, sabato amore, lavoro, fortuna 4. Anno importante, ve lo faccio partire da adesso. Se avessi una bottiglia di spumante la stapperei, perché per voi il 31 dicembre, a cavallo con il primo, sarà in effetti burocraticamente l'inizio del nuovo anno, ma la realtà è che il vostro nuovo anno inizia il 2 dicembre. Quindi dovrei preparare chiamiamolo festeggiamento, perché poi nella vita non si finisce mai di crescere, ogni prova serve per andare ancora avanti. Certi assetti sono cambiati e cambieranno. Quando abbiamo stelle di tale potenza, perché adesso a dicembre avremo Giove, Venere, Saturno, Marte, poi nel prossimo anno ancora di più, pianeti favorevoli, cosa vuol dire? Che voi avete la possibilità di rilanciare un progetto, di fare delle cose importanti e di avere anche più forza interiore. Quindi è probabile che in questi mesi, negli ultimi mesi, ci siano state anche delle complicazioni. Io questa settimana vi ho messo vincenti, però ricordate che le ultime due eravate 11° e 12° posto, tanto che mi sono ritrovato anche la macchina rigata. Beh, era Costanzo. Era Costanzo. Ecco perché era scritto MC un amico. Sì, sì, Vabbè, comunque scherzi a parte, ovviamente si scherza, tutto costa un po' di crisi, quindi abbandonare certi percorsi, ritrovarsi in certe altre situazioni, riprogettare la propria vita e magari anche rinunciare a qualche sicurezza, sia pure inconsapevole e inconscia, non è facile, però io vi vedo vincenti, tanto che domenica vi do 5 stelle su tutti i fronti. Tra l'altro c'è da dire che amore, lavoro, fortuna 5 stelle vuol dire fortuna anche negli incontri, quindi lavoro, situazioni premiate, anche se dovete iniziare qualcosa di importante. Andiamo al segno della Bilancia, amore, lavoro, fortuna 4 oggi, domani amore 4, lavoro 3, fortuna 4, perché domani del lavoro vi interesserà un pochino meno. Insomma, sì, sì. Dove stai domani? No, stasera sono a Milano. Dove? Dici siamo, dove, quando, come? Siamo a teatro, Che teatro? A teatro Arcimboldi con Notre Dame de Paris. Ah, allora sei teso. Sì, sei teso. Però un po' di fatica si capisce, anche perché adesso devi correre. Sì, adesso devo correre, raggiungere. Esatto. Però, insomma, adesso, mica come quelli che fino a venerdì lavorano, poi sabato e domenica dormono. No, ma c'è un aereo personale, quindi. Sì. Sì. Ah, comprato, è un jet. Ah, dai. Sì, use e jet si chiama. Ah, use e jet. Battutona! Oh, battutona! bello. Però allora diciamo anche domenica, amore 4, lavoro, fortuna 3, questo weekend vi vede particolarmente impegnati. E dal punto di vista sentimentale, occhio, perché la Bilancia è tanto carina e buona e brava, però se gli pestate i piedi e comincia a diventare piuttosto, non dico rissosa, ma insomma dice la sua. E siccome qualche Bilancia ha un rospetto, deve dire delle cose, qualcosa che... e lo tiene dentro, attenzione, perché tra fine mese e dicembre ci saranno dei Bilancia che diranno... basta. E basta in tutti i sensi, può essere un basta positivo, basta ripartiamo da zero, ma anche basta, ma hai rotto le scatole. Quindi attenzione alle prossime due settimane. Lo Scorpione, amore 4, lavoro 5, fortuna 4, domani amore 5, lavoro 5, fortuna 4. Peccato che non ci sia. E signore e signori, mi sparo pure la domenica. Amore, lavoro, fortuna 5. Si accettano prenotazioni, ricordate che lo Scorpione ha un bellissimo oroscopo, anche se ogni tanto dice ma io non sento nulla, non vedo nulla, non siate autocritici. Anche la moglie. Lo dice la moglie? Non sento nulla. Non sento nulla, perché a volte lui torna troppo tardi la sera a casa per non far rumore. Quindi, ecco, esatto. Esatto, perché torni a casa la sera tardi? Comunque, a parte gli scherzi, veramente grandi Scorpione, grandi Scorpione anche in vista del prossimo mese. Ci sono dei segni zodiacali che saranno più forti, l'ho scritto anche nel mio libro, nel 2020. E quindi in qualche modo lo Scorpione si trova tra questi.
questi. E avere, tra l'altro, anche una luna favorevole ai viaggi, agli incontri, agli spostamenti è importante per tutti gli scorpioni che hanno macinato, diciamo così, insuccessi solo perché non hanno avuto il coraggio di affrontare nuove situazioni. Macina, macina. Sagittario, venerdì oggi 5, 5, 5, domani 4, 4, 5. Pensa te se si incontrano in questo weekend uno scorpione e un sagittario. Io e Ambrogio. Ecco. Ah, beh, sì, siamo aperti a tutto. Però mi raccomando, perché anche la giornata di domenica mi piace. Amore, lavoro 5, fortuna 4. Quindi diciamo che questo è un weekend che vi porta fortuna. Quella fortuna che comunque vi insegue sempre, visto che Giove è ancora nel vostro segno zodiacale, che potrete sfruttare anche in amore. Tutto quello che fate in questo periodo è importante, tutto quello che dite viene ascoltato. E questo è un ottimo cielo per vivere in un attimo tutto quello che avete perso nel passato, anche nell'ambito del lavoro. Quindi favorite i nuovi progetti. Il Capricorno, amore, lavoro, fortuna 4, domani amore 4, lavoro 3, fortuna 4. Approfittate di questo venerdì, della giornata di domani. Domenica sarete un po' in apnea, fase di reset, premete il tastino, si riparte da zero. Chi avete incontrato adesso che vi dà una chance, oppure chi avete allontanato per non sentire più parlare di certe situazioni e questioni, cercate di curare un po' di più anche il fisico. Sapete che a volte il Capricorno con le ossa ha un po' da vedere come stanno le cose. La giornata di domenica vi trova un pochino affaticati per questo motivo. Amore, lavoro, fortuna 3 stelle, quindi nei rapporti con gli altri, nei legami interpersonali ci vuole un po' di pazienza. Grandi amori con il mese di dicembre e, tra l'altro, anche strani amori, come dice Laura Pausini, perché qui possono capitare. Perché abbiamo. Quando canti una bella canzone di Laura Pausini? Va bene. Meravigliosa. Ciao. Lei. Marco se n'è andato. E non ritorna più. Ma non adesso che c'è la rosa. E l'acquario, amore, acquario, 4, amore. Lavoro 4, fortuna 4. Domani, amore, lavoro 3, fortuna 4. L'acquario è un po' agitato in questi giorni, una cosa gli va bene, due cose no. Dal punto di vista anche delle relazioni sociali ci possono essere dei piccoli problemi. E raccomando un po' di attenzione proprio ai rapporti con gli altri, perché ci sono delle piccole problematiche da superare e forse anche questo Urano che insidia. È molto bello questo cielo per chi vuole proporre il suo lavoro, per fare tante cose, molto stanchi. Gli acquari arrivano a sera molto stanchi ed esausti. Quattro stelle invece, scusate, quella era ieri. Amore, lavoro, fortuna 4 per quanto riguarda proprio i rapporti con gli altri, quindi domenica fortunata. E i pesci, amore 3, lavoro 5, fortuna 4. Come 3? Però sabato 4, amore 4, lavoro 5, fortuna 4. Io spero che tu mi dia una bella notizia entro metà dicembre. Perché è un bel aspettando le stai frequentando, ti stai dando da fare le analisi? Ah, aspetti un pupo? No. Cioè... Però in amore aprite le porte veramente al destino, perché qui ci sono delle opportunità e, tra l'altro, abbiamo anche un ottimo oroscopo per quanto riguarda gli incontri. Sembra un po' passata quella fase di disagio che avete vissuto agli inizi di questo mese e quindi adesso siete più disponibili con gli altri e dal punto di vista lavorativo ancora meglio. Domenica, per esempio, amore 4, lavoro 5, fortuna 5, potreste avere anche qualche bella intuizione. E ora rapidamente vi ricordo i voti per questa giornata. Grazie. Ariete 6 e mezzo, perché ogni domenica, sabato, venerdì c'è sempre qualcosa da rivedere. Il Toro merita 7 perché c'è un appuntamento da rispettare, qualcosa da rivedere anche per quanto riguarda i soldi. Gemelli 7 e mezzo, il recupero in vista di un dicembre molto importante. Cancro 8, il weekend è utile anche per risvegliare istinti sopiti da anni. E Leone 7 e mezzo, bel cielo anche per le relazioni sociali. Vergine 8, siete proiettati verso un 2020 eccezionale. Bilancia 7 e mezzo, attenzione solo a piccole intemperanze d'amore che vanno risolte subito. Lo Scorpione merita 9 perché in questa fine settimana può dare il meglio di sé. Il Sagittario anche 9, quindi favoriti gli incontri Sagittario-Scorpione sotto tutti i punti di vista. Capricorno 6 e mezzo, state elaborando nuove strategie. Acquario 7 e mezzo, il recupero fisico. Pesci 8 per un weekend che parte arrugginito ma finisce bene. Grazie. Tutti con la sufficienza. Sì, adesso oggi arriveranno l'insufficienza. Ce la siamo meritata, grazie a Paolo Fox e grazie a voi per averci così affettuosamente tenuto compagnia anche questa